Benvenuti in questa nuova live del nostro salotto del business dei Metta alla Seconda. Andiamo subito con le presentazioni. Mi presento, io sono Matteo Bianchini, imprenditore digitale nella vita. Ho fondato un'azienda con il mio collega qua a fianco di nome Digitals e oltre a questo abbiamo anche degli investimenti che facciamo in diversi settori di mercati, come per esempio oro, criptovalute, legati al real estate, legati al mercato azionario e anche ad alcuni rami del collezionismo. Con me appunto c'è Mattia Donini, che si presenterà brevissimo e che oltre a essere il mio co-conduttore in questo salotto è anche la persona al timone per quanto riguarda domande eccetera, quindi tutto quello che andrete a scrivere come domande sarà lui direttamente che me lo farà sapere in live e vi risponderemo. Esattamente, mi seguo io. Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questa live, in questa nuova serata dove oggi andremo a parlare di come migliorare la vita senza sforzo, che poi ovviamente qualche sforzo bisogna comunque farlo, però è proprio a intendersi il fatto di riuscire in piccoli gesti, piccole azioni, che quindi col fattore di routine diventano miseri questi sforzi, ad avere letteralmente un cambio di vita. Comunque, non dilungandoci troppo per non spoilerarvi tanto, come diceva Matte, io sono Mattia, nella vita collaboro con Matteo nell'azienda che abbiamo fondato, imprenditore digitale in primis, poi facciamo tante altre belle cosine e da poco diciamo anche poi effettivamente posso dichiararmi anch'io un collezionista a tutti gli effetti, stiamo iniziando a racimolare un po' di rovine qua e là. Interessante. Quindi direi di partire, Matte, che dici? Assolutamente d'accordo, anzi, che dire, per migliorare la propria vita senza sforzo, tutto parte da una cosa molto importante, ovvero l'atteggiamento, quello che è un po' il mindset nei confronti della vita. Quindi inizieremo a vedere step by step i punti fondamentali che servono per creare una vita senza sforzo, senza fare troppi spoiler, tipo come diceva prima Tia. Quindi, cosa importantissima da fare per, come primo punto per costruire il proprio mindset, quindi per costruire il tuo mindset, è molto importante che bisogna andare a creare delle abitudini potenzianti e positive giorno per giorno. Cosa vuol dire questo? Se ci pensate, noi siamo a tutti gli effetti quella che è la sommatoria delle nostre abitudini. Una persona che tutti i giorni fa dei pasticci è normale che nel tempo arriverà ad essere una persona sovrappeso o obesa. Allo stesso modo, una persona che tutti i giorni fa, invento, un'ora di palestra per esempio al giorno o fa 100 addominali al giorno, è normale che sarà molto probabilmente molto più in forma rispetto all'altra persona, e questo comporterà chiaramente che ha un'autostima migliore perché si guarda allo specchio, si piace di più per esempio, ha un modo di parlare anche con le persone differente, e tutto questo chiaramente comporta che abbia dei risultati differenti dall'altra persona, non solo nell'ambito legato appunto alla propria forma fisica ma anche in quello che circonda. Quindi a tutti gli effetti sviluppare abitudini positive serve per avere delle giornate oltre che più produttive, allo stesso tempo anche più stimolanti, che vanno a migliorare diverse aree della nostra vita. Noi siamo tutti collegati. Quindi questa è la prima parte da vedere importante. La seconda è senza ombra di dubbio legata alla nostra mente, perché avere dei pensieri positivi e costruttivi allo stesso tempo serve almeno quanto quello che è avere delle buone abitudini. Tu che ne dici, Tia? Ma come pensiero costruttivo io ne ho uno. Iniziamo già, entriamo diretti così. Costruirsi una capanna alle Cayman. Ecco, direi che più che costruttivo di così... Stiamo già andando in vacca, ragazzi, sono passati 3 minuti di live e siamo già in vacca con queste cose. No, allora sicuramente è molto costruttivo, senza ombra di dubbio. C'è da dire che i pensieri costruttivi possono anche essere in un certo senso legati a quello che è l'obiettivo che vorresti raggiungere, quindi già immaginandoti di aver raggiunto un obiettivo con delle visualizzazioni si può portare la propria mente ad ottenere dei risultati decisamente migliori. Perché? Perché stai predisponendo la tua mente a lavorare esattamente per ottenere quello. Allo stesso modo si possono fare anche altre cose come pensieri positivi. Per esempio la meditazione aiuta tantissimo a liberare la mente, aiuta tanto a concentrare e focalizzare le proprie energie su quello che una persona vorrebbe ottenere. E oltre a questo sicuramente anche una buona lettura e una buona scrittura di quelli che sono degli obiettivi personali possono senza ombra di dubbio indirizzare molto ad avere dei pensieri positivi, oltre al fatto ovviamente di frequentare persone che non sono depotenzianti sotto nessun punto di vista fondamentalmente.
Quindi questa è una parte sicuramente fondamentale del mindset. Un'altra parte fondamentale è la cura della propria persona. Come dicevo prima, non era fatto a caso l'esempio che ho portato con le varie persone, ma senza ombra di dubbio, il fatto di avere una cura della persona, quindi avere il tuo fisico in forma, avere una persona che quando ti guardi allo specchio ti piace, ti porta ad avere tutta una serie di azioni che andrai a fare che sono comportamenti anche differenti. Perché? Perché portandoti più rispetto tu a livello personale, allo stesso tempo quello che fai trasparire agli altri è anche questo. Quindi avrai decisamente dei risultati anche in termini, per esempio, se fai attività dove vai a parlare direttamente con persone, dove fai del teamwork di una certa rilevanza, ecco, senza ombra di dubbio. Tu che ne pensi, Tia, su questo? Sì, sicuramente l'ambiente poi fa anche tantissimo, quindi poi se si parla di teamwork, ovviamente non è che talvolta in ambienti lavorativi non è che te li scegli i tuoi colleghi, quindi magari un po' l'ambiente è un po' così. Sicuramente però già in quello che può essere un po', prendendo topic anche da quello che siamo, no? Come live, salotto del business, diciamo che un po' col discorso del digitalizzare compagnia bella sei tu alla fine a selezionare con chi lavori. Quindi poi ovviamente tutto sta a te, cioè io prendo sempre questa frase, che sicuramente la conosci Matte, e se vuoi che le cose cambino devi essere tu a cambiare. Quindi sicuramente avere di vantaggio il fattore di io ho in mano la mia vita è forse l'unica cosa su cui letteralmente abbiamo potere, quindi andiamo a migliorarci e quindi di conseguenza va a migliorare un po' tutto quello che ci circonda. Quindi sì, parte effettivamente dalla testa. Assolutamente sì, anzi, visto che siamo in fase filosofeggiante in questa parte di questa sessione, anch'io ho una citazione che senza ombra di dubbio darà molto questa idea. Questa citazione era di Jim Rohn, che appunto diceva: tratta al meglio il tuo corpo perché è l'unico luogo in cui devi effettivamente vivere. E questo ha un significato molto profondo. Ciò che noi siamo è ciò che facciamo trasparire anche agli altri. Nel momento in cui guardandoti allo specchio dici: cavolo, ma questa cosa non mi piace, questa cosa la migliorerei, dovrei essere di più così, dovrei essere di più colà. Tutte queste cose le stai facendo trasparire a ogni persona con la quale stai parlando. Se fai un'attività di vendita, questa è una cosa che purtroppo non ti va a giocare a favore, ma come questa cosa anche nelle relazioni con le altre persone in generale. Se stai cercando una ragazza o un ragazzo, anche questa cosa va a compromettere un po', perché la persona con la quale stai uscendo magari vorrebbe conoscerti nel profondo, perché poi alla fine è quello che c'è di importante, oltre a un buon aspetto fisico, ma il fatto che tu sia distratto o distratta sul tuo aspetto fisico comporta che questa persona si distrarrà a sua volta su questa tua insicurezza. Quindi, Poi senza. bisogna comprendere in che profondo vuoi conoscere la Ecco, persona. quello Io poi quando va. cito la frase che mi hai detto tu, a volte vai a vedere in internet che alcuni pensano sia di una persona o dell'altra, alcuni ci mettono Archimede, altri Giovanni Mucciaccia. L'importante è che alla fine della fiera arrivi il concetto, poi che la scritta è uguale, E no? facciamo come Aldo, Giovanni e Giacomo. L'importante non è che tu sia un crotalo o un pavone, l'importante è che se muori me lo Esatto, che dici se prima. muori me lo dici prima. No, sicuramente è fondamentale, quindi, come dicevamo, curare in ogni aspetto il tuo mindset, quindi non soltanto a livello mentale, ma a livello proprio psicofisico. Quindi abbiamo già fatto dei video che sono allo stesso tempo molto esplicativi di questo discorso, quindi come sempre AAG andate a guardarli in modo da prendervi senza ombra di dubbio sul canale Digitals, del canale rosso che abbiamo, tutte le informazioni per prendere questi spunti e poter utilizzare quello che noi vi stiamo andando a dire per andare a migliorare magari qualche aspetto, avere qualche curiosità in più su questi aspetti più specifici. Oltre a questo, cosa fondamentale, quindi oltre ad aver costruito poi il tuo mindset e la tua persona, il secondo passaggio, che è importante quanto il primo, è stare lontano dallo stress e dagli ambienti tossici. Cosa ne pensi di Sto questo, Tia? lontano dallo stress, un po' dopo gioco a PES. È bella sta Esatto. canzone, mamma mia! Qua poi partiamo a giocare Sentimento! a FIFA o a Pro, perché poi era Pato Mexès, Messi Valdés qua, No, io sono una sega ai giochi di eh? calcio, lo sai. È per questo che lo dicevo così, vinco facile in questo caso. Vabbè, allora a parte questo discorso, rientrando un attimo meno dal momento vacca, il discorso qual è? È che
quando inizi a fare un percorso, questo percorso deve essere un percorso che cresce in un ambiente sano. Una qualunque piantina che tu pianti in un piccolo vaso non crescerà mai più di un tot. Perché? Perché non ha spazio per crescere, le sue radici toccheranno quelli che sono dei bordi e non andranno mai oltre questi bordi. Allo stesso modo lo possiamo vedere anche, ad esempio, nella crescita degli squali. Questa è un'altra chicca di questa sera. Uno squalo, ad esempio, se invece di farlo crescere nell'oceano aperto, viene fatto crescere, per esempio, in un acquario abbastanza piccolo, la sua dimensione sarà di 1 metro contro magari 3-4 metri. Quindi, fondamentalmente, Più cattivo. sarà più incazzato, dici, tipo i cagnolini, quelli piccolini che poi ogni volta sono quelli che ringhiano e rompono più le scatole. Il concetto qual è? È che per crescere hai bisogno di un ambiente che ti permetta di crescere, quindi persone che siano persone che fondamentalmente tendano a migliorarsi e non che tendano a sminuire la tua persona. È inutile concentrare delle energie nel parlare di argomenti magari di un certo livello a persone che quel livello non solo non lo vogliono vedere, ma non lo vogliono neanche toccare. Quindi, Superare anche. esatto. Quindi perdi tanto tempo poi nello stare a spiegare cose che la gente non vuole capire, perché poi non è che non le capisce, la gente non è stupida, ma non tutti sono aperti a voler crescere su quell'ambito. Quindi in una prima fase può sembrare un argomento difficile, magari mandare a fanculo le persone che hai vicino perché non sono le persone giuste quando vuoi crescere a livello di mindset personale, ma in realtà è una ricerca. Bisogna prenderla un po' come un'opportunità di dire: beh, dai, rimischiamo le carte in tavola. Non vedo l'ora di conoscere persone che possano essere più inclini a quello che voglio fare io, che magari sono persone con cui poter costruire qualcosa insieme, perché no? Quindi questo non vale solo per gli amici, vale anche per la ragazza, vale anche per i parenti. Non vi sto dicendo di prendere i parenti, di farli a fette, di metterli nel congelatore. Cerco di dire che queste persone semplicemente magari si possono evitare un po' di più. Magari non passate il 99% delle vostre giornate vicino a persone che sono persone tossiche. Quindi questa è una cosa molto importante da comprendere come secondo punto. E Un'altra poi, cosa sì? importante è non comprate i bidoni blu. E Ecco. qua, piccola citazione, lascio agli altri di cosa. Non aggiungo niente a questa perché sennò il discorso, ragazzi, qual è? Evitate quindi persone nello specifico che vi depotenzino. Quindi le persone quando iniziate un nuovo progetto e andate a parlarne con queste persone stanno lì, ma no, ma non farlo, pipipi, pipipa, una marea di palle, di lamentele sul nulla. Non stanno esatto, esattamente. Cioè non stanno dimostrando che voi non potete farlo. Quindi non prendetevela sul personale, stanno dimostrando che loro non possono farlo. Quindi, tranquillamente, prendetene atto, mandateli a fanculo e andate oltre. Molto semplice. Ho sentito una volta una citazione di una persona che mi aveva dato un grande insegnamento con questa citazione che diceva: un'attività di vendita, l'avevo imparato appunto in un'attività di vendita, è una ricerca costante di maglie bianche, di camicie bianche in mezzo agli stracci. Quindi che cosa succede? Le persone con la quale siete insieme o magari che avete all'inizio del vostro viaggio, non è detto che saranno le persone che avrete alla fine, però la cosa importante è che avete la vostra persona alla fine che sia potenziata da questo. Quindi non abbiate paura piuttosto per alcuni periodi della vostra vita di rimanere da soli o con persone che non avreste mai detto prima. Non so perché, ma mi ha dato un po' vibes tipo di Cenerentola, sta cosa Ah, che hai appena detto. Gli stracci, ok. camicie, iniziano a volarmi le carrozze in testa. Molto bene. Secondo me non arriviamo alla fine della live così, ragazzi, già ve lo dico. Oltretutto bisogna evitare anche un'altra tipologia di persone, cioè le persone che vi stressano, cioè le persone che vi depotenziano a livello emotivo, le persone che vi stressano vi depotenziano a livello proprio di caduta di palle, se siete uomini o anche di donne, perché ci sono molte donne con le palle, paradossalmente. Quindi è una condizione di cui liberarsi il prima possibile. Abbiate sempre la voglia di cercare persone vicino a voi che siano persone che aiutano la vostra crescita. Dovete bramare la crescita. E questo non vale solo per un'attività che magari fate oggi, vale proprio per avere una mente aperta. Se uscite con persone che fanno più soldi di voi, tenetevele strette e cercate di rubargli tutto quello I che loro hanno soldi. fatto, non i soldi. Cercate di rubargli quello che loro hanno imparato. Perché? Perché potrebbe essere sempre utile nella vita, non potete mai saperlo. Anzi, con la scusa scambiatevi magari delle idee, potete fare collaborazioni importanti. Ok? Un'altra cosa fondamentale è evitare persone che
sono magari nei posti di lavoro, come già accennava prima Tia, che sono dei lavori deprimenti. Cioè, in senso, nella vita volevi fare magari una persona che girava il mondo, che andava magari a fare il biologo marino in giro per tutto il pianeta, e oggi invece stai facendo lo sfasciacarrozze e ti rompi i coglioni ogni giorno. Allora, fondamentalmente c'è una cosa semplicissima da fare. Trova il coraggio di Non mollare. lavorare, non Ecco. lavorare, fai prima, ma stai a casa. Questo mi sembra un ottimo consiglio. A quello poi ci arriviamo più tardi in questa sessione come in altre. Il discorso qual è? Trova il coraggio di cambiare questo posto di lavoro. Se sei in un ambiente che non ti sta in nessun modo migliorando, che non ti sta in nessun modo valorizzando, che continua a farti sentire uno schifo, mandali a fanculo. Ma questo non te lo dico perché uno deve per forza fare quello che gli piace fare. Ci sono tante cose che devi fare che non ti piacciono prima di arrivare a fare quelle che ti piacciono. Ma è l'esperienza che fai quando fai quelle che non ti piacciono che ti portano a capirlo. Quindi non avere problema a cambiare quello che stai facendo. Anche se inizialmente dici, però lo stipendio, ti inizi a fare tutti quei calcoli, tutte quelle robe lì si chiama paura. E spesso e volentieri i risultati che stai cercando sono dietro questa paura. E se non alla prima paura, alla seconda paura che hai. Quindi è un percorso che ti metterà davanti a delle difficoltà apposta perché ti sta mettendo alla prova per farti ottenere quello che vuoi. Quindi è una questione totalmente di mindset. Più evolvi quello che è il tuo mindset, più dovrai affrontare delle tue paure o delle tue insicurezze, ma una volta fatto, noterai che quello che troverai dalla parte opposta è esattamente quello che stavi cercando. Quindi a voi ragazzi capire se ne vale la pena o meno fare questo. Per me, Anche perché poi non è che personalmente. diventano. Ma scusa, vai, vai, vai. No, per me ne è valsa la pena, come immagino per te, appunto, poi. No, ma infatti quello che volevo dire era molto anche il fattore legato a che poi non è che andando avanti in determinati percorsi sono le sfide che sono più difficili, sono semplicemente che sono sfide diverse che non abbiamo mai affrontato, come un po' Certo. quando si era bambini che andavi in bicicletta e una volta sono caduto in mezzo dei cactus, non ti dico com'è andata. Mia madre a togliermi tutte le spine Una dalla scena proprio del pizzetta. cactus, aggiungerei. Santa Madonna. Però alla fine dici, poi impari a pedalare, ok? E quindi poi le sfide sono diverse. Quindi rimane più quello, secondo me, di concentrazione a livello mentale, che sapere che ci saranno delle sfide, sapere che non è detto che sarà facile, 90% delle volte, e poi tutto arriva. No, assolutamente, più che altro perché la cosa bella, ragazzi, è che notate questo discorso. Prendete ad esempio le persone che sono arrivate ad avere tutto quello che volevano nella vita. Cristiano Ronaldo, faccio degli esempi giusto perché siamo in Italia, il calcio qui spopola un pochino di più, no? Cristiano Ronaldo, Messi, tutta questa gente qua, non è che sono arrivati lì e dicevano: "Ah, vabbè, dai, stasera mi vado a bere la birra, domani mi vado a bere la birra, dopodomani vado a bere la birra". Se facevano questo discorso, oggi probabilmente giocavano in Serie C portoghese uno e l'altro non sarebbe mai arrivato in Europa e manco al Como l'avrebbero preso, come in realtà poi è successo. Ma neanche non avrebbe mai iniziato col Barça, no? Quindi qual è il concetto? È che per arrivare da qualche parte bisogna avere un qualcosa che si chiama costanza. E questa costanza qua non è una persona, ma è un qualcosa legato proprio a ciò che vai a fare perché stai ottenendo qualcosa. La costruzione di ciò che fai all'inizio è invisibile. Ma questi piccoli passi, uno messo vicino all'altro, alla fine della fiera costruiscono la scala su cui salire per arrivare al tuo obiettivo e al tuo risultato. Quindi è un qualcosa che bisogna continuare a coltivare giorno dopo giorno. Un'altra cosa poi importante da evitare sono senza ombra di dubbio le relazioni depotenzianti, che ho lasciato apposta distaccato dalle persone depotenzianti perché ci sono proprio delle differenze che voglio trattare con voi in questa sessione. Allora, qual è il concetto? Le persone tendenzialmente depotenzianti possono essere, come dicevo, amici, parenti, fidanzata, fidanzato, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto è questo: quando tu sei insieme a un tuo amico, mandarlo a fanculo potrebbe essere una cosa abbastanza rapida. Quando sei con una persona che è vicino a te, che magari ci sta insieme da tanti anni, questa cosa potrebbe essere un po' più complessa. Perché? Perché ti si è creato nella testa un meccanismo che gioca contro di te. Ricordati sempre che è una sfida con te stesso e la tua mente. Il Ma anche per punto. routine. Certo. Infatti, qual è il punto? Pensateci bene, quando voi non volete fare qualcosa, la prima persona o la prima entità che vi dice di non fare quella cosa, chi è? La vostra testa.
inizia a trovare mille scuse per la quale non dovete andare in palestra. Mille scuse, e fa freddo, e poi la macchina è fredda, bisogna entrare nella macchina fredda, bisogna aspettare che si scaldi, e poi è lontano da dove sei adesso, poi arrivi là, sei tutto freddo, devi andare ad allenarti, magari rischi che ti fai male. Guardate quanti pensieri nel giro di pochi istanti fa la vostra mente per cercare di farvi desistere dall'avere il risultato. E invece sono proprio quelle situazioni di cui bisogna andare oltre questa roba. Quindi la sfida non è con la ragazza o il ragazzo, la sfida è con la tua testa. È decidere di fare una cosa e farla costi quel che costi. Significa che nel momento in cui vuoi andare a crescere, vuoi creare una vita su misura per te, dei tuoi sogni, queste persone non ne fanno parte perché semplicemente non ne vogliono far parte loro. E te lo stanno dimostrando in tantissimi modi. Ti depotenziano, ti criticano, non vogliono parlare mai di niente di importante, solo perdere tempo. Sono persone che continuano paradossalmente a buttare nel cesso ogni cosa che prendono tra le mani di tuo. Queste persone qua sono da tenere lontani chilometri da te. Esatto. Anche se le ami, anche se oggi sono le persone che sono a fianco a te. Non sì, accontentarti mai. Perlomeno che supportino, che abbiano delle parole, delle curiosità, qualcosa che ti incentiva comunque ad andare avanti. Capite che se devi avere tutti contro e ogni 2x3 che fa una roba, eh no, non devi fare così, eh no, quello così, no, cioè, non va bene. Sicuramente non costruite niente così. Ma a logorare, no? Non so se ti è mai successo in qualche ambiente a te, Matte. Guarda, ti dico solo che quando ho iniziato la mia prima attività ho eliminato 4 ragazze, non fisicamente, ci tengo a dirlo, perché sennò sta guardando anche quello che è successo negli ultimi giorni, meglio non fare cenni di questo genere, però normalmente ti posso dire ho cassato 4 ragazze dalla mia vita, perché? Perché fondamentalmente non erano le persone giuste. Allo stesso modo io ho passato la maggioranza della mia infanzia e della mia prima parte di vita a sentirmi da solo in mezzo alla gente. Quindi se ti senti come persona in mezzo alla gente e magari sei in mezzo anche a compagnie di 20-30 persone e comunque ti senti da solo, vuol dire che sei tu la persona giusta e vuol dire che questa persona qua però la devi far venire fuori e trovare l'ambiente che sia adatto alla tua persona. Esatto. Io questa cosa qua... Quando ci si sente nell'ambiente sbagliato è quella sensazione che proprio è brutta brutta, che dici cacchio io però cioè, ci sto bene con queste persone, però... Perché mi sento così? Perché vorrei dell'altro? Perché vorrei di più? Poi magari lasci scemare perché dici ma no, è una roba momentanea, cose così. Invece no, è la tua persona che ti sta parlando. Bisognerebbe fare proprio delle sedute con se stessi per conoscersi al meglio, perché poi è quello che ci fa migliorare, no Teo? Assolutamente sì. Anche perché il concetto è questo, spesso e volentieri... Non so se anche a te è capitato questo, Tia. Paradossalmente, la cosa più incredibile dell'essere umano è che si ha così poco tempo al giorno d'oggi che non si ha tempo per stare con la propria persona. Cioè noi viviamo all'interno della nostra persona, ma per il tempo che noi dovremmo dedicarlo al lavoro, a tutti i problemi, a tutte le situazioni che ci sono, le circostanze che avvengono nella vita, passiamo pochissimo tempo effettivo con noi stessi. Più le mille distrazioni che abbiamo... Sicuramente non vanno ad agevolare, infatti, vabbè, poi lo sai, siamo della stessa pasta alla fine a livello lavorativo, noi viviamo coi social, però un po' di detoxino ogni tanto nei weekend io me lo prendo e mi fa benissimo, quindi condivido questa cosa, fatelo anche voi, chi ci sta vedendo, ascoltando o qualsiasi cosa stiate facendo con noi. Fatelo, ve lo consiglio. Intanto con la scusa colgo l'occasione per salutare tutte le persone che ci stanno seguendo in questa live sul Digital Moon, quindi ciao ragazzi nel frattempo, mano a mano quando fate delle varie domande, come vi ricordo anche a questo punto della live, ci sarà Tia che farà presente quella che è la vostra domanda e vi risponderemo direttamente in diretta. Perciò yes, sto presente. Che cosa succede? Come avrete potuto già capire da questi primi discorsi che vi facevamo entrando un pochino più nel topic, la tua vita, senza nessun tipo di sforzo, non puoi migliorarla. Lo sforzo fa parte del risultato. Anzi, lo sforzo è praticamente il risultato. Se ci pensiamo, ragazzi, pensiamoci bene. Quando una persona incomincia
a volere qualcosa nella sua vita. Magari vedi una bella ragazza e questa bella ragazza è una di quelle che però per averla hai bisogno di ottenerla con magari, che ne so, un bel fisico, magari nella tua testa hai tutta un'idea di che cosa vorresti fare con questa ragazza, magari nel portarla a cena in un bel posto, trattarla come si deve, fare tutte queste cose, per esempio. Perfetto, tutto questo dipende dal mindset innanzitutto, ma soprattutto poi dipende dallo sforzo che ci devi mettere. Perché se questa ragazza fosse una che ci esci mezza volta e dopo mezza volta che ci sei uscito questa te l'ha già data, paradossalmente, parliamoci molto chiaro e schiettamente, è ovvio Stavo per che... dire, stai parlando da gentiluomo, bam, Hai visto? bomba atomica. Sembrava, eh? E invece cadiamo subito nel vacca ancora. Qual è il concetto? Se questa ragazza te l'ha già data, idealmente, nella tua testa c'è il sì, però è mancato quel pepe, no? Invece se una persona te la devi sudare, per esempio, quando poi la ottieni, perché riesci a conquistarla, cazzo, ma ragazzi, ma quanto è molto più bella questa cosa? Quando ti senti bene con te stesso o con te stessa, quando quello che tu volevi ottenerlo l'hai ottenuto facendo fatica tutti i giorni perché dovevi lavorare per fare questa cosa qua. E lo stesso vale Magari per non è tutto. adatto da vedere, eh? Perché No, magari uno certo. dice, soprattutto in ambito di relazioni, poi dimmi cosa ne pensi. Sì. Uno fa degli sforzi, si migliora e quant'altro, arrivano delle persone, però alcune persone magari arrivano per insegnarci qualcosa, altre persone per supportarci, e poi arrivano delle persone con cui realmente instauriamo dei rapporti. Quindi ogni persona penso che abbia un ruolo nella nostra vita, però il fatto è che lo sforzo non è dato da vedersi subito. Quindi tu magari stai facendo tante cose adesso e dici però non vedo una fava, non vedo una fava. Poi tra 5 anni dici ah, allora aspetta un attimo, 5 anni fa quella roba che ho iniziato a fare, allora vedi? Sì, è vero, ma infatti è una cosa, è costantemente così. Un esercizio che vi consiglio per capire anche tutti questi discorsi qua è tenete traccia di tutto quello che vi succede nell'arco dell'anno. Io, per esempio, sul mio telefono ho un'applicazione che appunto serve direttamente dove scrivo ogni volta che mi succede qualcosa di positivo o di negativo nell'anno, scrivo il giorno. Scrivo l'orario e scrivo quello che mi è successo. Alla fine dell'anno, quando noi facciamo i brindisi, quindi anche in questo caso AAG sul nostro canale trovate anche questo anno per anno, noi facciamo un brindisi all'anno appena trascorso e io poi di solito leggo quello che mi è successo, per esempio, come fa anche Tia. Questo tipo di resoconto, che cosa vi serve? Vi serve a capire che siete vivi. E che quello che state andando a costruire è un qualcosa che vi sta facendo passare per delle difficoltà che magari capirete a distanza di anni. Le persone che ci capitano io penso che non siano mai per caso. Perché se noi cerchiamo una persona che tendenzialmente è una persona tossica, è perché paradossalmente nella nostra mente noi siamo tossici. Come è vero anche il contrario. Quindi nel momento in cui vuoi evolverti, se vedi che la tua testa non è legata alla persona con la quale stai a fianco, ascolta il tuo istinto. Ascolta il tuo istinto perché stai creando qualcosa di più grande. Se no, continui ad essere una tigre dentro però una gabbia di un criceto. Carini. Carini e coccolosi soprattutto. Che cosa succede? Oltre a questo, ovviamente serve la costanza. Tu che ne pensi su questo, Tia? Riguardante agli sforzi, beh, io ho conosciuto una signora Costanza che ha avviato un business in Uganda e senza fare sforzi è milionaria, lo sapevi? Ah sì? Ma quanti anni ha questa donna? Non si sa, Ah, non si sa. è una persona. Ok. No, allora, ovviamente con Costanza intendevo, come dicevo prima, non è la donna di nome Costanza. La Costanza è senza ombra di dubbio una delle cose più importanti da avere per ottenere risultati. Quando sei una persona che ha Costanza, sei una persona che nonostante ti capitano situazioni, circostanze, momenti di merda, queste cose qua non ti toccano minimamente. Perché? Perché la tua testa è focalizzata sull'avere un obiettivo. Poi esistono quelle situazioni dove chiaramente ti defocalizzano completamente. Questo, senza ombra di dubbio, è un'altra delle cose da tenere a mente. Ma il fatto di avere costanza significa che anche se il risultato lo vedi tra 10 anni, quel risultato tu continui a perseguirlo giorno per giorno. E su questo ho un'ottima parabola che è stata molto utile, soprattutto per capire nel mio caso questo concetto, che è la parabola delle persone che piantano praticamente i mandarini. Le persone che Ok. coltivano, in generale,
quando piantano una pianta, non sono sicuri che questa pianta darà dei frutti, ma lo sanno e lo fanno lo stesso. Ogni giorno arrivano lì e ci passano l'acqua, ci passano direttamente il cibo per le piante, in sostanza, quello per farle crescere. Che cosa succede? Che a distanza di anni, quello che una volta era soltanto un seme è diventata una piantina. E poi questa piantina è diventata un albero. E quest'albero poi ha cominciato a fare, oltre che delle foglie, magari anche dei piccoli frutti che all'inizio fanno schifissimo, però sono comunque frutti. E man mano che vai avanti, questi frutti invece diventano sempre più rigogliosi fino a che non diventano alberi. E questi alberi ti danno da mangiare nel momento in cui li curi tutti i giorni per il resto della tua vita. Quindi qual è il concetto? Il concetto è che tutto quello che state facendo ha bisogno di essere curato. E per fare questo serve costanza. La signora La signora in in Uganda, esatto. Ok? Quindi ognuno di noi, questa è una cosa da capire in modo assoluto, ed è una cosa di cui essere, oltre che fieri da una parte, bisogna esserne consapevoli, è che ogni persona che voi incontrate, voi compresi, avete battaglie interne ed esterne che state combattendo costantemente. Non c'è una sola persona sulla faccia della terra, ricca, povera, in mezzo alla guerra, non in mezzo alla guerra che sia, che non abbia delle battaglie che sta combattendo con se stessa, sia interne che esterne. Quindi, a parità di questo, capite che siamo tutti uguali. La differenza la fa soltanto quella che è la vostra costanza, quella della signora in Uganda, di ognuno di noi, e allo stesso tempo la nostra voglia di vincere. Ok? Tra le altre cose, ragazzi, è importantissimo da capire anche il concetto dello sforzo. Ho visto un'intervista della Hunziker un po' di tempo fa che mi è piaciuta particolarmente, di cui vi riporto un piccolo pezzettino. La Hunziker ti è piaciuta particolarmente l'intervista? Soprattutto la Hunziker, quella sempre, però la sua intervista è stata particolarmente ispirante. In una parte di questa intervista la Hunziker diceva una cosa importante. Diceva: ok, io alle mie figlie ho insegnato loro che devono grattare nella vita, no? Cosa significa grattare? Grattare significa che fai tante cose che non ti piacciono per ottenere poi quella che ti piace. Perché questo è importante? Perché lo sforzo che deriva dal fatto di grattare è quello che ti fa apprezzare al 100% quello che poi ottieni. E te lo fa apprezzare molto di più che non una persona che è arrivata lì e ti ha regalato questa cosa. Se, a meno, c'è solo un modo in cui tu puoi non fare sforzi e ottenere dei grandi risultati. E non in tutti gli ambiti comunque. Dipende. Qual è il tuo cognome, Tia? Donini. Perfetto, nel tuo caso non si può fare, come neanche nel mio caso che di cognome faccio Bianchini, perché non arriviamo dalla famiglia Rockefeller, per esempio. Quindi non avendo un capitale gigantesco alle spalle che uno basta che fa così e moltiplica il suo denaro, in caso contrario bisogna farsi il culo. Però quel culo lo Esatto. stai facendo con un'ottica di miglioramento. Quindi vai a migliorare tutto quello che serve, ok? Cosa succede? Questo fa capire un concetto molto importante. Sii grato a tutto ciò che stai avendo già in partenza e che stai ottenendo. Questo è un problema che molta gente non ha. Cioè, le persone che cosa pensano tendenzialmente? Pensateci bene. Ho capito, mi piacerebbe non dover lavorare più da sto stronzo perché mi tratta da schifo. Mi piacerebbe stare con quella ragazza perché è bellissimo, con quel ragazzo perché lo trovo un figo della Madonna. Oppure con quel ragazzo perché è di un profondo incredibile, no? Ti piacerebbe, mi piacerebbe tanti desideri infranti. Perché? I classici sogni nel cassetto che rimangono nel cassetto. Esatto, i cassetti della gente dei sogni sono così pieni che traboccano. E più si sta andando avanti, ragazzi, fateci caso, più questi cassetti sono già pieni quando si è giovani. Pensate a questo. Noi viviamo nella parte migliore del mondo. Viviamo nella parte migliore perché ci sono dei posti dove ancora vivono veramente come nel Medioevo, dove non si ha libertà di pensiero, non si ha libertà di parola, non si ha libertà neanche di espressione. E questa è una cosa gravissima se ci pensate per il nostro modo di vivere. Non hanno la possibilità di fare un'attività perché non solo non hanno soldi, ma vivono in un posto dove non esiste neanche la possibilità di fare delle attività. Perché? Perché comandano certe famiglie e tutte le altre devono stare nella povertà e nell'ignoranza. Quindi, pensando da sotto questo punto di vista, noi siamo nella parte migliore del mondo. Non dobbiamo scappare dalle bombe che ci cadono in testa ogni giorno. Non dobbiamo stare a pensare se mangeremo alla fine della giornata. E non dobbiamo stare a pensare se alla fine del mese arriveremo senza un lavoro.
Perché tendenzialmente quando uno comunque trova un lavoro, per quanto buono, non bello, tendenzialmente si è tutelati anche sotto quel punto di vista. Non è come 100 anni fa dove ti frustavano ancora un po' mentre lavoravi e ti pagavano i nichelini poi. Quindi, pensando questo, la costruzione che potete fare della vostra vita da qui ai prossimi anni è un qualcosa di straordinario. Ma lo stesso valore che ha la vostra vita è qualcosa di straordinario. Tu cosa ne pensi, Tia, di questo? Vedila così però. Bella gratitudine, no? Che una persona magari deve avere, che sta sotto un ponte, con la persona che magari sta insieme, ci stava insieme, che l'ha tradita o l'ha tradito, senza un lavoro, senza niente, con magari i figli che gli stanno sulle balle. È lì che gratitudine c'hai. Beh, la gratitudine dell'esperienza. Cosa cerco di dire? Sembrerà una cosa abbastanza brutta da dire. Però in realtà hai fatto un'esperienza che altre persone non hanno ancora fatto e magari sono con una famiglia e figli sotto un tetto con questa persona e questa persona lo tradisce da 20 anni. Non si ama con la sua donna, con i suoi figli non si parla perché sono in guerra. Quindi è vero, magari ha un tetto sopra la testa, magari è vero che ha una famiglia, ma magari non c'è amore. Magari è in una situazione dove quello che sta vivendo è un terremoto continuo, mentalmente instabile. Quindi ogni persona che trovate davanti a voi, come dicevo prima, sta combattendo battaglie che voi non avete la minima idea di che cosa siano. Neanche Rispetto. lontanamente. È una questione di rispetto e gratitudine, ragazzi. Spesso vedo Ma persone poi penso che... anche gli altri, cioè quelli che si mettono Certo. a puntare il dito, non sai mai effettivamente le battaglie che stanno conducendo queste persone, quindi sempre avere del tatto e del rispetto. Poi ovvio, se ti mancano di rispetto, allora sono il primo a dire va bene, gentili e coccolosi, carini, fino a una certa, poi però cioè Anche un bel fanculo al posto giusto, al momento giusto, non guasta mai alla fine della fiera. S esattamente. sapete che cosa c'è, ragazzi? La realtà è che bisogna imparare ad apprezzare i momenti che nella vita non vanno come vorresti. Molto semplice. Siamo figli di un'epoca che dà tutto subito. E questo è un problema gravissimo, perché molta gente non ha più ambizione e quando ha l'ambizione non la porta avanti a lungo perché non è abituata a vedere persone a fianco a lei che portano avanti a lungo le cose. Le stesse relazioni sono così, eh? Siamo in un'epoca dove le relazioni non si aggiustano, si cambiano. Abbiamo 1.000 applicazioni, 1.000 social, 1.000 cose e una persona può cambiare le cose in 5 minuti. E come Esatto. avviene per le relazioni, però avviene anche per il business. Quindi è vero che da una parte ci sono cose negative, ma sfruttate nel modo giusto possono comunque essere positive, perché si può sempre imparare. Quindi la prima regola per avere successo, ragazzi, oltre ad avere un buon mindset, è avere una mente aperta. Sempre. Ma poi anche il focus, Teo. Cioè, vedo troppe Certo. persone che ci arrivano a volte anche in consulenza, che vanno a destra, a sinistra, seguono il vento, no? Solo che non concludono mai una fava, quindi scelgono magari con la nicchia di business, iniziano tutti belli contenti, carichi, motivati, ok, tanta ambizione, tanti sogni, poi arriva magari il pirla di turno o la signora Costanza e cambiano strada e poi ricevono l'inculata del secolo, poi però se avessi fatto l'altra cosa, se avessi ascoltato i consigli di Guarda, questo è un focus. Quando trovate esatto. qualcosa di giusto, battete chiodo e focus, basta, Tra costanza. l'altro, un'altra cosa che è molto importante sul discorso di gratitudine, io ad esempio sono molto grato anche a queste persone, perché quando voi iniziate un'attività, fate finta che voi siete il capotreno. Avete un vostro treno e su questo treno ci saranno persone nell'arco della vostra vita che saliranno e che scenderanno dal treno. La Meno male. realtà è meno male, anzi non in alcuni, in molti casi meno male. Si alleggerisce. Esatto. La realtà è che nel momento in cui le persone vanno via bisogna essergli grati due volte. La prima è quando sono entrati che hanno dato fiducia, la seconda è quando se ne sono andati perché non erano le persone giuste, ma non perché non sono persone giuste perché non fanno quello che fate voi. Non sono persone giuste perché nella loro testa, in quel momento della loro vita, con le circostanze della loro vita, con il loro mindset della loro vita, con il focus che avevano in quel preciso istante nella loro vita, non erano le persone giuste.
Quindi, siccome noi siamo energia, io sono convinto, poi dimmi anche tu cosa ne pensi, Tia. Siccome noi, io sono convinto che noi siamo energia e che siamo tutti collegati, nel momento in cui noi non siamo collegati con altre persone, è sbagliato continuare a fare un viaggio che una persona non crede e che vuole farne un altro. Quindi sono esperienze che fanno parte un po' della vita. Ricordatevi sempre che il focus è fondamentale perché con il focus voi portate fino in fondo quello che state facendo e quando arrivate in fondo capite tutto quello che avete passato prima. Non lo Poi capite tanto subito. momenti belli, brutti ci sono sempre, in ogni Certo. caso, in ogni ambito, ad ogni età, e penso che non è che ve lo dobbiamo insegnare noi, ogni cosa si vive, quindi Certo. momenti belli e brutti li passano tutti. Quindi è proprio lì il fatto, sì, di essere realmente grati, che non è facile, ovvio, non è facile talvolta quando accadono soprattutto magari delle situazioni pesanti. Di qualsiasi ambito, di qualsiasi genere, perché poi ogni persona li interpreta e li assorbe, non so neanche più parlare italiano, e li assorbe a suo modo, a sua maniera. Quindi ogni persona ci dà il livello di pesantezza che vuole. Però effettivamente bisogna essere grati, perché in qualche modo ci lasciano sempre un qualcosa che ci può essere utile, o dove per la quale effettivamente abbiamo imparato. Quindi sempre vederla da questo punto di vista. Io però di una cosa, poi che sarà magari base di tipo grazie al cacchio ho scoperto l'acqua calda, Matti, essere grati che siamo in vita, cioè quando ci alziamo dal letto, forse è effettivamente la cosa più importante, l'essere grati, no? Come quando tempo Certo. fa parlavo con un signore e mi ha chiesto, se io ti dessi 1 milione di euro, li prenderesti? La rivolgo a te, Teo, tu li Vai. prenderesti? Ok, l'unica cosa è che domani mattina non ti svegli. Li prenderesti lo stesso? No. Ok, quindi vuol dire che lo svegliarsi al mattino vale più di 1 milione di euro. Certo, ma anche con 1 miliardo, suppongo. Sì, con qualsiasi cibo, poteva essere... Beh, no, però 1 euro dici... No, chi se ne frega. Però, cioè, il concetto è quello alla fine, non c'è cifra che valga più della nostra vita, quindi il valore del respirare, di esserci, di vedere, di poter ascoltare, cioè sono tanti aspetti per cui possiamo ritenerci fortunati, essere grati e anche nelle giornate no dire, però guarda, io ho questo, 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 quindi essere contenti. Assolutamente d'accordo, anzi, aggiungerei che con il milione di euro allo stesso modo è vero che uno non baratterebbe 1 milione di euro che ti viene dato in tasca per non svegliarti il giorno dopo, ma è anche vero che sono convinto che tu 1 milione di euro me lo daresti se io ti dicessi vivrai 50 anni in più. Quindi Sì. in realtà oltre che la nostra vita è il nostro tempo. Purtroppo molta gente come vive? Vive con l'idea che vivrà per sempre. Con l'idea che il fatto di vivere per tutta la vita sia vivere migliaia di anni. E in realtà passa la maggioranza delle sue giornate a fare cose che non sono produttive, che non sono paradossalmente utili davvero, e arriva poi verso la fine dell'età, quando incomincia a non avere più energia, a voler fare delle cose che non ha mai fatto prima. Ma scusatemi, domandissima, così, domanda che mi viene abbastanza spontanea. Ma perché non viversi la vita quando hai 20, 30 anni, 40 anni, 50 anni? E doversela vivere come quando ne hai 30, quando invece ne hai 80? È tutto quanto al contrario. Basta impegnarsi, fare le cose che vanno fatte nei primi anni della propria vita. Viviamo nell'epoca giusta, che è l'era dell'informazione, e con questo voi potete vivere quello che volete. Come più lo volete e con chi volete, tra l'altro. Perché anche viaggiare ha un costo diverso da una volta, la possibilità di vedere dei paesi che una volta erano completamente chiusi al pubblico. Oggi potete viaggiare in tutto il mondo. O anche semplicemente l'arrivarci, cioè una volta se avevi un cavallo ben venga, se no a piedi e non ci andavi neanche perché non conoscevi neanche che esisteva quel posto. Certo. Quindi Quindi un'altra cosa, tra l'altro, di cui essere grati, che poi riassume un po' tutto questo concetto, è essere grato ai propri fallimenti. Tu qua cosa ne pensi, Tia? Beh, diciamo che di sberle ne abbiamo avute, Teo, che ne dici? Perché ovviamente io e Matt abbiamo condiviso tante cose, per quanto non ci si conosce da tanti anni, questo è vero. Vero.
Però si è costruito un bellissimo rapporto ed è ovviamente per quello che poi si sono avviate tante bellissime cose insieme. E il fatto era che sì, effettivamente non dovete, cioè dovete avere la voglia di dire: oh, quando è che arriva sto fallimento? Ci voglio fallire, ok? E poi è brutto effettivamente, soprattutto se ci devi mettere e sganciare dei fior fior capitali. Però da un lato è bello fallire, perché ti fa capire cosa non devi fare la volta dopo, oppure come devi agire, o dove devi mettere determinati soldi. Cioè, ci sono tanti aspetti, sia ovviamente adesso parlavo dal punto di vista di business, di lavoro, ma anche dal punto di vista emotivo, no, Teo? Assolutamente sì, anche perché pensiamoci bene tranquillamente. Qual è la cosa maggiore che ti ricordi in una relazione che non funzionava? Alla fine il fallimento è proprio parte del processo di apprendimento. Il fallimento è qualcosa che quando ti accade ti apre la mente. Perché fino a che le cose vanno bene, uno vive un po' sugli allori, no? Tende a non analizzare la situazione perché dice: vabbè, va tutto bene, sto alla grande, va tutto bene. Ma la realtà è che contando che si può sempre migliorare, il fatto di stare bene non è un qualcosa che funziona, è un qualcosa che non funziona. Per stare bene bisogna passare tanti momenti in cui non si sta al meglio. Perché? Perché questo ti fa superare dei limiti. E un limite che vai a superare significa che ti stai avvicinando alla situazione che sta bene poi a te davvero. Vero. E questo si collega tra le altre cose anche al business, perché aprendo quella che è la tua mente alle opportunità, è normale che avrai dei fallimenti, ma è anche ovvio che avrai delle azioni che vai a fare correttive che ti avvicinano ai tuoi risultati. Quindi il fatto di avere un'attività, il fatto di voler essere un imprenditore o un'imprenditrice, il fatto di voler investire, il fatto di voler prendere e creare qualcosa di tuo che poi rimarrà la tua famiglia, è un atto di coraggio che ti porta a una vita totalmente diversa. Quindi bisogna essere aperti a questo cambiamento. È normale che dovrai affrontare delle sfide che il 90 e passa per cento della gente non affronta. E questo perché? Perché fondamentalmente, per tutto quello che dicevamo prima, hanno un po' di credenze inconsce, hanno un po' di paura, hanno un po' di limiti, hanno un po' di tutte queste cose. Per quanto mi riguarda, la vita è un po' come un videogioco. Noi cominciamo tutti dal livello 1. Quel livello 1 lì hai delle statistiche di un certo tipo. Mano a mano che vai avanti, queste statistiche le puoi migliorare. E mano a mano che vai avanti, queste statistiche arrivano ad essere all'inizio un punto morto che dici: cazzo, no, il mio personaggio è veramente scarso in questa roba. Poi invece magari diventano i tuoi punti di forza, se riesci ad affrontare le paure su quell'argomento. Quindi, oltre ad aprire la mente, ricordati sempre di non precluderti nulla. Non bisogna mai precludersi nulla. Tu cosa ne pensi su questo, Tia? Dipende ovviamente dal caso. Lo È già so, qua. mi sento di fare questa premessa. Dipende ovviamente dal caso. Però sì, tendenzialmente l'essere aperti a più opportunità, a più avvenimenti, okay, che ci accadono nella vita, belli e brutti che siano, secondo me ci sta, perché il essere contenti da soli, felici da soli, e qualsiasi cosa arriva senza avere delle aspettative, ok? Infatti io ritengo che ad avere troppe aspettative in ogni ambito non faccia bene al proprio benessere. Bisogna cogliere le cose come vengono, ok? E poi a seconda di esse le si ragiona, le si sviluppa e via dicendo. Però sì, sicuramente l'essere aperti a quello che ci arriva, quindi anche legato a un fattore di non precludersi nulla, è dato anche dalle esperienze, perché come dicevi prima tu, che arrivi da anziano e non hai fatto quello o quell'altro, anche lì secondo me poi con gli anni magari hai dei rimorsi, perché avevi avuto l'opportunità di, però non hai preso la situazione, quindi ci sta, puoi avere dei rimpianti, quindi secondo me ecco, è quello, però ovviamente dipende sempre dalla situazione. Beh, in fondo per fare. Dovete sapere che Tia è un appassionato di basket, quindi quello che sto per dire mi sa che conoscerà molto bene chi l'ha detto, no? Sì, di Sbagli. sport in generale, raga, non è che poi se no magari quelli della chat dicono: oh, è il nuovo Michael Jordan, sì!
tra Michael Jordan e Michael Jackson cambia solamente tutto quanto dopo la J alla fine, quindi. Esatto, a me cambia proprio tutto il nome, quindi avete già capito. Allora, il concetto è questo: sbagli tutti i tiri che non tiri, in buona sostanza. Tutti i tiri che decidi di non tirare, li hai sbagliati. Quindi il fatto di non precludersi delle opportunità ti permette di poter cogliere delle opportunità che sono totalmente utili alla tua vita, soprattutto quando ti metti in una condizione di disagio. Il fatto di essere fuori dalla classica comfort zone è un qualcosa che ti sta facendo crescere molto più di quello che stai pensando. Perché? Perché stai facendo un qualcosa che non avresti mai scelto, quindi che la tua mente cercava di non farti fare mai in nessun caso, ma vincendo in quel caso, dicendo no alla tua mente in quella situazione, e invece dicendo sì all'istinto, stai portando la tua persona a un livello successivo. Quindi, per concludere questo discorso, crea la vita che è su misura per te. Fai dei lavori. Non ho capito. Tipo i biscotti, che tanto poi finiscono. Non proprio. Fai la vita su misura per te significa fai un lavoro che ti permetta di poter crescere. Vedo tante persone che sono persone intelligenti che però finiscono a fare dei lavori che, come dicevo prima, sono totalmente depotenzianti, in mezzo a persone che detestano, con un capo che non li rispetta minimamente, in condizioni di lavoro a dir poco precarie e in condizioni, tra l'altro, di lavoro che ti tolgono quasi tutto il tempo che hai a disposizione. Fare un lavoro del genere non ti porterà a lungo a fare grandi risultati, ma non per cattiveria, perché la realtà è che non ti porta ad avere quello che è un termine per poter dire, cazzo, sto facendo esperienza che posso usare in qualcos'altro. Da qui posso aggrapparmi per creare poi questo, per fare quello. Quindi tutto fa esperienza, ma ricordatevi sempre che fate esperienze che siano costruttive, che siano poi migliorate per andare verso i vostri obiettivi, non fare cose a cazzo tanto per. Chiaro, poi se uno non ha soldi in tasca e vuole iniziare a fare dei lavori per avere quattro soldi da poi poter investire o da poi poter fare l'attività, qualunque lavoro va bene, ma che sia 1 o 2 mesi, non che sia un anno, 6 anni. 5 anni, 10 anni, 20 anni, perché quelle si chiamano scuse. E le scuse non danno risultati. Né per chi le dice, né per chi ci crede dall'altra parte. Io so, Matte, che poi volevi fare un lavoretto con chi ci guarda adesso. Faremo un gioco, Quindi faremo un gioco. io un gioco. Quindi io mi sono preso apposta un foglio qua, una biro. E sono curioso di cosa ci fai fare. Ok, allora, con la scusa, ragazzi, vi dico subito di prendere a tutti quanti un foglio e una penna, o un pennarello, meglio una penna perché è più facile scrivere. Poi scotch, forbici dalla punta arrotondata e un pennarello rosso. Mi sembra molto di tipo Ziggy questa cosa. No, Questo questo è. è il. Allora, prendete quindi questo foglio, fate un cerchio con la penna su questo foglio Che mi vedesse la mia prof di delle arte. superiori a sto cerchio che non è un cerchio, va bene comunque. Intanto la saluto se dovesse mai guardare questa live. Vabbè, al massimo ti mandavo un compasso così almeno lo facevi. Esatto, il mio cerchio non cerchio, guarda che Esatto, bello. il cerchio. Vabbè, dai, ci prova a essere un cerchio. Pensavo peggio, dai. Di solito quando lo facevo No, no, erano più simili a pensavo uguale. patate buttate lì nel sacco che non a cerchi, effettivamente. È andata abbastanza bene. Quindi dividete questo cerchio in diverse sezioni, quindi dividetelo in spicchi. Quante ne vogliamo? È importante capire quante ne volete per una ragione, perché ognuno di questi spicchi dovrà essere un aspetto fondamentale della vostra vita. Quindi vi consiglierei inizialmente di metterne almeno 8, poi mano a mano andremo a vedere come poterne fare anche di più nel caso, con delle regole geometriche. Ok, 8 fatti, 8 fatti. Ok, adesso su ognuno di questi, sul primo ci scrivi salute. Non perché è Salute. starnutito, è salute proprio di scrivere. Ok, scrivete salute sul primo. Ok, eccolo lì. Così faccio vedere anche nel mentre la Esatto. TV. Soldi. Lavoro. Viaggi. Ok. Ok. Amicizie. Ok.
Svago. Sì. Amore. L'ultimo? Benessere. Ah, quindi di più ne mettiamo. Va bene, benessere. Volendo si può già lasciare così, se no se volete aggiungere anche sport. E un'altra parte potrebbe essere mindset, collegato a un benessere mentale, ovviamente. Ok. Dai, ci Quindi, metto mindset che è il topic di questa sera, allora. E perfetto. ce l'abbiamo. Ok, adesso fai vedere pure com'è venuto, ragazzi. Dovrebbe essere venuta una cosa similare a questa, senza magari le cancellature del TIA. Meglio senza cancellature, con un cerchio che non sembra nuovo, e tra l'altro manco ho preso dritte le righe. Vabbè. Bellissimo. Per la serie non potevamo non lavorare insieme, ragazzi. Allora, qual è il concetto? Adesso, una volta ogni 3 mesi, io di solito faccio questo esercizio e lo faccio fare ai vari soci in affari che abbiamo, per una ragione molto semplice, perché ognuno di questi spicchi rappresenta nella vostra vita oggi uno degli aspetti fondamentali della vostra vita. Quindi per quello dicevo che possono essere 8 spicchi, possono essere anche più di 8, potrebbero anche essere 20, dipende quante cose nella vostra vita sono fondamentali al giorno d'oggi. Ok? Quindi quello che vi chiedo di fare è di completare ognuno di questi spicchi o scrivendoci dentro una percentuale oppure disegnando quello che è un livello al giorno d'oggi di quel tipo di spicchio. Quindi per la vita un Esatto. tot, per il denaro un tot, per la salute un tot, per i viaggi un tot, lo svago, eccetera, eccetera, eccetera. Sì? Faccio proprio vedere un esempio. Adesso poi. Fatelo bene a casa, o magari ci mandate le foto sui social. Esatto. Le ripostiamo volentieri. Se Se volete le fate. scrivere anche qualcosa, se volete mandarcele sui social, poi Divenire vedrete. una cosa del genere, perché Ok. qua poi colorate, giusto? E andando avanti col tempo, magari non lo so, ad esempio la salute è migliorata, quindi colorerete di più, ok? Non lo Esatto. fate poi sullo stesso. Questo magari lo targate novembre, ok, 2023, e ne fate un altro a gennaio, ok, o a febbraio, e allora di conseguenza ne rifarete un altro e vedrete come è migliorata o peggiorata anche la situazione. Quindi sapete dove andare a parare, no? Certo, infatti il discorso di farlo ogni 3 mesi, se ci pensate, questo fa sempre parte del discorso che dicevamo all'inizio sul fatto di prendersi del tempo con se stessi. Questa ruota dimostra come capire attualmente la tua situazione può essere molto utile per capire anche dove andare ad agire. Ci saranno dei momenti dove magari avrete una vita fantastica sotto il termine di benessere e a livello di mindset, ma magari vi mancheranno soldi. Andrà alla grande al lavoro, ma vi mancheranno soldi, per esempio. Andrà alla grande magari con la vostra famiglia, ma andrà da schifo in amore. O magari andrà bene in amore, ma andrà peggio con gli amici. O vi mancherà magari fare dei viaggi o dello svago. Quindi questa ruota è fondamentale, oltre che per un benessere psicofisico in generale, per capire quello che voi potete costruire da lì ai prossimi 3 mesi. Quindi questo Poi magari è. quando, non so se ti è mai successo, Matte, che magari vai a rovistare tra alcune cose e trovi delle ruote vecchie, 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 e dici, guarda quello lì! Esatto. Ok, quindi questo è in buona sostanza un modo pratico per capire esattamente cosa potete ottenere da voi stessi e su cosa potete lavorare nel breve termine e come procede poi tutto questo nel lungo termine. A proposito di questo, visto che siamo arrivati alla fine di questa sessione, vi lascio con una metafora che poi andremo a vedere con la morale. Ok? Questa metafora è una metafora che a me piace tantissimo, che è la metafora dell'orologio. Ok? Ok. Ve la racconto. Allora, un papà dice a suo figlio di portare un orologio che aveva ereditato dal nonno, in buona sostanza, quindi faceva parte del nonno del papà, non del figlio, e dice di andare di portare questo orologio a farlo valutare. Quindi deve farlo valutare da un orologiaio. Il bambino, il ragazzo prende questo orologio, lo porta dall'orologiaio e torna tutto felice dicendo al papà:
Papà, ce l'ha valutato 500 euro l'orologiaio. Wow, vale tantissimo. E allora il papà dice: ok, perfetto, adesso prendi lo stesso orologio per piacere e portalo al banco dei pegni. Il ragazzo prende l'orologio, va al banco dei pegni, torna a casa e questa volta invece è tutto con il muso. E gli dice: papà, questa volta questo orologio per il banco dei pegni vale 20 euro perché dice che è troppo vecchio e non se ne farebbe niente di questo orologio. E allora il papà gli dice: ok, allora questo orologio adesso portalo al museo e fallo valutare al museo. Il ragazzo prende l'orologio, va al museo e tornando dal museo torna tutto quanto di corsa saltando. E dicendo al papà: papà, vale più di 1 milione di euro perché dicono che è un orologio rarissimo, che non esistono più ed è uno dei pochissimi esemplari esistenti. Qual è la morale di questa storia, ragazzi? La so io, la vuoi Vai, sapere? dimmi. Che se andate a prendere orologi, prendeteli a meno e vendeteli a tanto, giusto? No. La morale di questa storia è che molte persone non vedranno il vostro valore. Soprattutto se siete nel posto sbagliato. Quindi trovate la vostra persona al posto giusto dove costruire il vostro futuro, ragazzi. E non abbiate paura di mandare a fanculo tutta quella gente che vi valuta 20 euro quando valete milioni. Ok? Quindi, detto questo, Vai un po' a ragazzi. provarci, Teo. Non ho Vai capito, tu a perdonami. fare la lista della spesa. Allora, come al solito, ragazzi, noi abbiamo creato la nostra azienda che si chiama Digitals. È un'azienda non solo di formazione, ma che appunto supporta tutte le persone partendo da dove ti trovi oggi e prendendoti per mano step by step, arrivando alla libertà finanziaria, facendo quello che è proprio un percorso che richiede diverse possibilità di attività o di investimenti che andremo a fare insieme. Quindi sarai totalmente seguito dal giorno zero nella costruzione di tutto quello che sarà il tuo futuro. Che cosa succede? Dove puoi contattarci per trovare queste possibilità e dove possiamo parlarne? Per Tia, che è un po' più roboso, dove possono trovarti? Scrivetemi su Instagram, matplan, e lì vi rispondo volentieri a tutto quanto, o al canale rosso, anche lì mi trovate. Per il resto, ci pensano altre tra intelligenza artificiale persone a smistarmi la posta, mettiamola così. Quindi, se non avete il mio numero personale, ovviamente Instagram è il must, ok? Dove trovarmi. Ok, lui è quello roboso, a me invece mi trovate su un pochino più di posti, allora ad esempio mi trovate su Facebook come Matteo Bianchini trattino Digitals, mi trovate su Instagram come Bianchini underscore Matteo, mi trovate direttamente anche per mail scrivendomi a bianco con la K91 @gmail.com e poi anche me mi trovate sul canale rosso, che è il canale Digitals, dove oltre a poter entrare in contatto con me, Mattia o un membro del nostro staff, potrete entrare direttamente e vedere quelli che sono dei contenuti che vi saranno molto utili per ottenere successo in diversi ambiti e per prendervi informazioni con la quale poi potremo andare a strutturare il piano perfetto per ottenere il vostro risultato. Perciò, Esatto. noi ci vediamo nel nostro salotto del business lunedì prossimo, ore 21, sempre qui su The Digital Moon, il canale più lunatico del web. Quindi per noi Ciao ragazzi. ragazzi è un piacere, come sempre, è un onore avervi qui presenti. Ci vediamo settimana prossima e buona serata. A presto! Ciao.